di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, è mercoledì! Tu sei iscritto al canale? Bra! Che ci guardiamo subito! Siamo di nuovo dentro Ringhi, ragazzi, oggi che mercoledì cerchiamo di fare un sacco di cose, abbiamo finito tutte le varie cipollatine. Guarda un attimo, allora, la Penny è già al lavoro, sta nastrando per andare a fare tutti i ritocchini. Oggi, ragazzi, tocca il bianco. Secondo me siete anche un po' sporchi. Puliti. Dovremmo riuscire a fare almeno tutti i ritocchini del bianco. Io comincio ad occuparmi del bagno dalla parte esterna, tolgo la cassetta, verifico le varie condutture, perché dopo ci rimane la lavorata che faremo poi domani. Dobbiamo entrare qui dentro e cominciare a capire come dargli un senso a sto bagno, anche perché, come avete visto, il budget, come vi dicevo, diciamo, il budget è un pochino ridotto, quindi dobbiamo fare questa cosa. Ho trovato una robina carina, ne parliamo. Sappiate che a venerdì, cioè quindi fra due giorni, io Ringhio dentro lo voglio finito, completamente finito, per passare poi alla fase 2, soprattutto la fase meccanica, e lì dovremo andare da Beppe di No Point Service, compreso cercare di cambiare un bellissimo sedile. Adesso mi metto qua in giro con la Penny mentre vado a litigare con la cassetta del cesso. Buongiorno, allora avete visto la Penny sdraiata tutte le parti, la che fa le finiture, io mi sto già verniciando il tavolino e guardate, ho preso giù le vecchie prese, quelle diciamo che erano della reazione della vecchia truma, che ora se le tolgo rimane un buco, quindi a questo punto me le prendo giù, me le vernicio di nero, che sono carine, metti che un domani vuoi fare delle canalizzazioni, che ci sono già. Perché mi sembra stupido. Avete visto la batteria, l'ho riaperta per mettergli, avete visto questi due strisciolini di materiale diciamo morbido da imballaggio, perché quando chiudi la panca, in modo che c'era proprio quel centimetro, mi smorza le vibrazioni, la batteria, siamo a posto. Ho riaperto, ragazzi, il quadro elettrico, ieri avevo detto la prima o l'ultima volta, negativo, perché finché ci sono sistemo anche il bagno che non andava al pulsante per scaricare l'acqua, ho capito perché era tagliato il cavo, quindi sai com'è. Adesso rifacciamo l'ultima tratta e siamo abbastanza tranquilli. Bello, ragazzi, cioè, guardate che bellino, scusi dottoressa che sta fumando, guarda che bello, cioè, come tu gli fai tutte le rifiniture, viene uno spettacolo. Voglio venerdì arrivare che vi facciamo vedere un Ringhio, non proprio tutto, perché poi ci sarà il camper tour. Bene, vado a finire di verniciare che dopo abbiamo ancora un sacco di roba da fare. Secondo voi il cielo stellato era finito? Cioè, abbiamo messo questo tipo di controller che incorpora tre piccole pile e ticca, voilà, cielo stellato, pronti,
mi devo inventare io, capito? Adesso facciamo, aspettiamo che il Polymax prenda bene, così questo è a posto. Se devi cambiare le batterie, sganci da qua, ti porti via il tappino e ti cambi le batterie, quindi sei comodo. Ma tre pile del genere per, beh, non lo so, 10-15 LED, così mi sa che le cambieremo i prossimi 50 anni. La Penny là sotto, oh ragazzi, guardate ringhio, tutto bianco. Comincia veramente a somigliare a un camper. Avete visto fuori che ho verniciato l'asse, che è quel tavolo lì, ok, e le due prese vecchie della truma, che le ho fatte diventare nere, almeno sono carine. Bello ragazzi, anche oggi, soprattutto adesso, sono cose molto piacevoli perché sono le piccole finiture, e ogni cosa che metti, come ad esempio il glitterone adesso bello fissato, te lo fa sentire sempre più casa. Quindi c'è la Penny qui che ci sta venendo una crisi, perché adesso ti viene, guarda, adesso ti viene la voglia giustamente di girare le chiavi e andare, e con un mezzo del genere hai tanta autonomia. Ragazzi, ci vediamo domani, che è giovedì, che tocca prendere a mano sto benedetto bagno. Oggi abbiamo fatto le finiture grosse, domani tocca che ci facciamo uscire dalla croce, cominciamo lì quel bagno, non so come, useremo del plutonio liquido, vedere cosa facciamo. A domani.